Buon pomeriggio dallo stadio Silvio Piola di Vercelli, sono quasi le 17.30 e tra pochi minuti le formazioni di Pro Vercelli e Pisa si affronteranno nella prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Lega Pro. Si tratta di un girone a tre squadre che comprende anche il Monza, che però oggi ovviamente non è in gara. Infatti la formazione brianzola entrerà nel vivo del girone dalla prossima settimana, quando giocherà contro la perdente di questa sfida. In caso di parità giocherà contro la Pro Vercelli, che oggi gioca in casa. Di conseguenza viene da sé che la prossima partita della Pisa in questa manifestazione sarà all'Arena Garibaldi contro il Monza. 2-2 per entrambe le formazioni nell'ultimo turno di campionato. Il Pisa ha pareggiato contro il Siracusa, mentre la Pro Vercelli ha impattato in casa contro il Feralti Salò. Entrambe le formazioni, sia quella di Braghin che quella allenata da Stefano Cuoghi, approfittano della partita di Coppa per dare spazio a giocatori che abitualmente non scendono in campo la domenica. E ne approfitto dunque per darvi le formazioni in campo. Il Pisa parte con Pugliesi, Anania, Gagliardi, Obodo, Audel, Cossu, Ilardi, Scampini, Mosciaro, Cerone e Perez. Risponde la Pro Vercelli schierando Valentini, Pigoni, Donida, Modolo, Calvi, Labriola, Cagliano, Corsino, Orlando, Di Sabato e Corradi. Stefano Cuoghi a disposizione ha Adornato, Gimelli, Bartalini, Reccolani, Doveri, Brillanti e Saline. Anzi, come avete potuto sentire, ci sono in panca Bartalini e Brillanti, sono due elementi della formazione Berretti. Maurizio Braghin, che in passato ha allenato anche il Piacenza in Serie A, ha a disposizione Gozzi, Ranellucci, Marconi, Bocca, Bonomi, Mergalli e Di Piazza. Dirige l'incontro il signor Marco Bellotti della sezione di Verona, coadiuvato da Bagnardi di Ravenna e Guiducci di Rimini. È già scesa l'oscurità ovviamente sulla città di Vercelli, quindi sono accese le luci artificiali. Il terreno di gioco pare in perfette condizioni, il pubblico per la verità latita, ma è comprensibile visto il giorno settimanale di questa partita e l'orario non propriamente favorevole per chi lavora o studia. Vediamo che però si stanno assiepando alcune decine di tifosi nella curva occupata dai sostenitori della Pro Vercelli. Questa partita arriva in una fase particolare per entrambe le società. Entrambe infatti nel periodo recente hanno conosciuto le difficoltà societarie e il fallimento. La Pro Vercelli ha recuperato ad ogni modo la categoria nell'immediato, il Pisa ci ha messo un po' di più, ma pensate che addirittura 89 anni fa queste due formazioni si sfidavano nella finale di campionato. Era la stagione 1920-21 e il 24 luglio a Torino Pro Vercelli e Pisa giocarono la finale scudetto. Vinse per 2-1 la Pro Vercelli, che per la cronaca ha conquistato nella sua storia ben 7 scudetti. Segno di Calvi, cambia poi settore del campo trovando Pigoni, passaggio centrale, attenzione a Di Sabato ha di fronte a sé il numero 5 Odell, un bel triangolo, tentativo di Di Sabato, della Pro Vercelli al sesto minuto, bellissima azione quella del fantasista della Pro, ha triangolato con un compagno dal limite dell'area di rigore, ha battuto il raso a terra, pallone alle spalle di Pugliesi, è andato alla destra della battuta ora di Pugliesi, palla lunga, il velo da parte di Scampini, poi Odell, lancio lungo in posizione regolare, Cerone è tutto solo, tentativo di rete, il pareggio da parte del Pisa, anzi Perez, 1-1 ha segnato Perez al 19° minuto, lanciato dalla retrovie, Perez si è trovato solo di fronte a Valentini e l'inizio è dato esattamente in questo istante, una precisione svizzera, la Pro Vercelli ha battuto il calcio d'avvio della ripresa in questo secondo tempo, la Pro Vercelli che veste, ricordiamo, la maglia rossa, generalmente la maglia bianca, indossa una divisa invece interamente rossa, mentre il Pisa gioca, attenzione c'è un calcio di rigore per la Pro Vercelli, un calcio di rigore per, almeno credo di sì, perché vedo che l'assistente si è portato sì, dopo esattamente 30 secondi l'arbitro ha segnato un rigore per la Pro Vercelli, fallo ai danni di Orlando, c'è qualche protesta da parte dei giocatori del Pisa, il contrasto è avvenuto all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, quindi
calcio di rigore dopo meno di un minuto nel corso della ripresa in favore della Pro Vercelli. Il fallo credo sia stato effettuato da Obodo. Calcio di rigore lo va a battere Luca Orlando per la formazione vercellese. La rincorsa di Orlando in destro e la palla che finisce sul montante, il palo colpito da Orlando e poi dopo una ribattuta di un difensore il pallone termina tra le braccia di Pugliese. Di rigore per un fallo di Modolo, protesta da parte del giocatore della Pro Vercelli. Il fallo credo sia avvenuto ai danni di Perez, anche se non ho ben individuato, ci sono state lunghe proteste. Comunque calcio di rigore, anzi però è da Indiana Mia, mi correggo, ringrazio il collega Toscano. Intanto c'è un cambio però prima del rigore, entra in campo Doveri, esce invece dal rettangolo verde credo Scampini, non sì, Scampini esattamente. Calcio di rigore, non riesco a capire chi lo batta, credo Cerone. Rincorsa di Cerone, il tiro è pallone fuori, secondo rigore sbagliato nel corso di questa partita. Cerone ha mandato il pallone al di fuori sfiorando il palo, ma sfiorando neppure di tanto perché è finita direi a fil di palo. Il palo di Cerro alla sinistra di Valentini, il risultato rimane di 1-1. Il Pisa direi che la partita è giunta alla capolinea, tendice a fischio da parte di Marco Pellotti, game over al secondo ora, 1-1 e dunque in vita guadagnando questo pareggio contro il difficile pareggio contro la Pro Vercelli, si assicura il ritorno di lungo. Comunque il 24 novembre la Pro Vercelli giocherà al Brianzio di Monza con il Monza, che a sua volta farà visita al Pisa all'Arena Garibaldi l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata Concezione.